La situazione delle famiglie omogenitoriali in Italia è allo stallo totale. In Italia esiste una sola legge che regolamenta le coppie dello stesso sesso, diciamo i diritti e i doveri delle coppie, che non è il matrimonio egualitario, ma è la legge sugli unioni civili. E la legge sugli unioni civili non ha al suo interno nessuna parte che regolamenti i rapporti di filiazione. Con la legge sugli unioni civili non è possibile adottare, in Italia possono adottare solo le coppie eterosessuali sposate, quindi né le persone single né le coppie dello stesso sesso, e non è possibile riconoscere i figli nati all'interno dell'unione civile, ma neanche all'esterno, nel senso che le coppie eterosessuali possono riconoscere i figli sia all'interno che all'esterno del matrimonio. Quindi la situazione è di una disparità assoluta. Per me famiglia arcobaleno però indica una cosa ben precisa, che uno o entrambi i genitori o più genitori siano LGBT plus. E quindi all'interno delle famiglie arcobaleno ci sono famiglie che si autodefiniscono arcobaleno, che si autodefiniscono omogenitoriali, che si autodefiniscono queer. Noi abbiamo famiglie all'interno, parlo ad esempio della mia associazione, che è anche l'unica associazione che precisamente si occupa di noi arcobaleno insieme ad LGR, che è il genitori rainbow, che si occupa proprio di una verticale leggermente diversa. E quindi per me sotto famiglia arcobaleno c'è tutto.